Siamo in studio, Irene, il racconto è preciso delle due voci che ci ha portato, esattamente come quello che abbiamo fatto con il dirigente del Ministero della Sanità da Fiumicino. Lo ha ascoltato con noi la ministra dell'Interno Lamorgese, che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito ad Agora Estate. Buongiorno ministra. Buongiorno. Allora, abbiamo raccontato della stretta a Fiumicino sugli aerei in arrivo da Dacca. State lavorando a una generalizzazione per i paesi più a rischio, quelli più colpiti dal virus, quelli più in difficoltà dal punto di vista del sistema sanitario? Guardi, l'obiettivo del governo è quello di evitare il crearsi di nuovi focolai di infezione e quindi ovviamente noi stiamo ponendo in essere tutte le attività necessarie per monitorare, controllare ed evitare eventuali arrivi che potrebbero determinare un nuovo focolaio. Quindi mi pare che già abbiano chiaramente esplicitato quali sono le iniziative che anche il Ministero della Salute ha posto in essere e quindi il nostro obiettivo è questo. Sappiamo che la comunità scientifica si sta confrontando attorno al tema legato ai rischi di una seconda ondata. L'Italia reggerebbe un secondo lockdown, ministra? Guardi, io penso che non possiamo noi ignorare la possibilità di un ritorno del virus come la comunità scientifica ci sta purtroppo dicendo. Però proprio per questo i nostri atteggiamenti, gli atteggiamenti degli italiani devono essere ancora più responsabili, perché dobbiamo evitare, in quanto sarebbe certamente complicato, difficile ritornare nella situazione di lockdown, quindi dobbiamo essere con il nostro comportamento noi responsabili e in grado di contenere un eventuale nuovo focolaio nel mese di ottobre. Sappiamo bene, perché lo stiamo raccontando da settimane, come l'epidemia di Covid-19 abbia scatenato anche una reazione nel mondo dell'economia e dell'economia reale, attivando una crisi su un paese peraltro già fragile. C'è un disagio sociale in Italia. Le chiedo, vede il rischio che questo disagio possa trasformarsi in rabbia sociale e quindi consegnarci un autunno caldo? Io questo l'ho detto in più occasioni, il rischio è concreto, perché noi a settembre, ottobre vedremo gli esiti purtroppo di questa periodo di grave crisi economica che ha colpito le aziende, quindi noi vediamo negozi chiusi, vediamo cittadini che tante volte non hanno la disponibilità neanche di provvedere ai propri bisogni quotidiani, ma il governo ha posto in essere tutte le iniziative necessarie cercando di andare incontro a queste esigenze e queste necessità. Il rischio però è concreto e io d'altra parte vedo oggi anche un atteggiamento talora di violenza nei confronti delle nostre forze di polizia, a cui deve andare non soltanto il mio ringraziamento ma quello di tutti gli italiani, perché le forze di polizia tutelano quello che è l'ordine democratico, la sicurezza dei cittadini, e tante volte non viene inteso in questi termini e quindi questi comportamenti violenti che vengono adottati nei confronti di chi ci tutela, secondo me, sono assolutamente da condannare. In mezzo a questa crisi ovviamente le diseguaglianze aumentano, le abbiamo parlate, ne abbiamo raccontate. Lei ci ricordava come ristoranti, bar, negozi non abbiano avuto la forza di riaprire, c'è un problema di liquidità, il governo ha messo in campo delle misure, sappiamo che le misure del governo hanno i tempi, che sono quelli della burocrazia e che magari non coincidono con le esigenze degli italiani, ed ecco che invece c'è chi ha liquidità fresca, ed ecco che aumentano i reati d'usura, ed ecco che la criminalità organizzata ne approfitta per infiltrarsi in aziende sane. Che si fa? Come si argina questo rischio?
Dunque, anche su questo noi abbiamo operato e anche nel decreto semplificazioni che a giorni andrà in gazzetta abbiamo stabilito delle norme ben precise in materia di controlli antimafia, non soltanto quindi negli appalti pubblici, proprio per accelerare, perché pur fermo restando l'esigenza di procedere rapidamente con gli appalti e con i lavori pubblici, che ci sia un'esigenza comunque di non procedere ai necessari controlli antimafia. Per quanto riguarda la quotidianità, io devo dire che abbiamo fatto dei protocolli con la SACE, con l'Agenzia delle Entrate, perché si possa controllare tramite la Banca Nazionale Antimafia quali sono le imprese che hanno dei problemi di infiltrazione, e comunque ciò che va attenzionato sono anche i rapidi passaggi di proprietà di imprese che potrebbero rappresentare un segnale da tenere assolutamente attenzionato. Ministra, c'è un altro tema che è molto caldo anche all'interno della vostra maggioranza, che è quello che riguarda le modifiche dei decreti di sicurezza. Oggi c'è un altro vertice, sarà quello decisivo, ci dice in che tempi arriveranno queste modifiche e quali modifiche possono essere messe in campo, anche partendo dalle indicazioni del Presidente Mattarella. Senta, i tempi del provvedimento poi sono quelli delle attività parlamentari, quindi bisogna vedere quando sarà disponibile anche e avrà il tempo necessario per procedere all'esame, perché non dimentichiamo che siamo a luglio e quindi ovviamente bisogna tener conto anche di questo, che poi agosto presumo che ci sia un periodo, seppur breve, di chiusura, quindi Quindi dobbiamo tener esclude, conto scusi, di questi per tempi. intenderci, esclude Per un quanto decreto in tempi rapidi, un decreto correttivo dei DL sicurezza in tempi rapidi. Guardi, io non lo escludo, nel senso che noi stiamo lavorando per chiudere il testo sicuramente in tempi brevi. Questa oggi è soltanto la terza riunione che facciamo. Abbiamo fatto dei passi avanti, mi sembra che c'è convergenza su tanti punti. Lei mi insegna che su provvedimenti complessi ovviamente c'è la discussione, ma poi c'è sempre un punto di contatto, la mediazione è importante, e quindi io credo che arriveremo in tempi brevi a quelle che saranno le modifiche in materia di immigrazione, che potrebbero anche andare oltre quelle che sono le osservazioni della Presidenza della Repubblica, perché potrebbero riguardare il sistema di accoglienza, quella che è la protezione, i casi da valutare come protezione umanitaria. Quindi stiamo lavorando su questi punti, ma io sono ottimista che arriveremo a una soluzione condivisa. Quindi si può tornare a un sistema d'accoglienza diffuso come era in precedenza? Guardi, lo stiamo verificando, quindi oggi sarà un altro incontro importante su questo tema, però io vedo che c'è un'attenzione da parte di tutti i gruppi che partecipano su questi argomenti, ma soprattutto diciamo, il desiderio di arrivare a un disegno, a un provvedimento che sia complessivamente valido, accettato da tutti e che abbia dei segnali anche di cambiamento, ovviamente, rispetto al passato. Ieri, Ministro, il Pontefice Papa Francesco ha ricordato il suo settimo anniversario dal viaggio a Lampedusa, ha detto la Libia è l'inferno, ha voluto fare questa denuncia molto forte rispetto alla situazione che c'è in quel paese, la tratta degli esseri umani, le condizioni delle persone che sono lì trattenute. Stamane Avvenire lancia un appello per un corridoio umanitario per svuotare quei lager. Rischiamo di consegnare quelle persone che provano a raggiungere l'Europa con l'accordo che abbiamo con quella che abbiamo definito Guardia Costiera Libica a tornare all'inferno, Ministra. Non la colpiscono queste parole di Papa Francesco?
Guardi, mi colpiscono sicuramente, però vorrei dire che io già qualche giorno fa, parecchi giorni fa, ho scritto al ministro degli esteri Di Maio che prontamente mi ha risposto positivamente sull'esigenza di procedere ai corridoi umanitari a livello europeo per liberare i campi di detenzione in Libia. Quindi è un argomento che noi abbiamo già affrontato, che cercheremo di portare avanti anche in questo semestre di Consiglio europeo a presidenza tedesca, per cui 2 giorni fa ha avuto inizio, e spero che questo semestre possa dare dei segnali concreti di vicinanza dell'Europa, di tutte e 27 paesi europei su questi temi, perché l'Italia e gli altri paesi, diciamo, più a ridosso delle coste non possono essere lasciati soli, e questo è il segnale che noi stiamo mandando all'Europa, come già abbiamo fatto io in particolare dall'inizio del mio mandato a settembre. Ministro, le faccio un'ultima domanda, così organizziamo la fine d'agosto. Si vota il 20 e 21 di settembre, amministrative, regionali e referendum? Allora, io firmerò il decreto in questi giorni per il 20 e 21 settembre, per il referendum, le suppletive, ne abbiamo due, è una firma quindi verrà portata al Consiglio dei Ministri, e le regioni a loro volta procedono in autonomia secondo le norme statutarie. È ovvio che noi ci auguriamo, spero che sia così, che ci sia un election day per i giorni 20 e 21 di settembre. Ministra, grazie per essere stata con noi.